l'acqua. Guarda, si vede bene in Facebook. Sì, si vede bene, si In vede bene. Facebook, aspetta, Però si vede con la un'altra cosa. finestra, prima non Ecco, vedevo nulla. ecco. Ora sì. Vediamo, bisogna ricaricare la pagina. Sì. Arriva un po' in ritardo su Facebook, qualche secondo di Sì, ritardo. sento Sento le cose che abbiamo detto l'acqua. qualche secondo fa. Va bene, dai, possiamo cominciare. Bene, prima di tutto io vorrei dire un paio di cose. Noi facciamo conferenze regolarmente in spagnolo, 2 volte alla settimana. Il venerdì, cioè tra qualche ora, dovrò dare una videoconferenza in spagnolo. Il venerdì è per un gruppo di studio di Santo Domingo che sta studiando il Mahabharata. Quindi io do classe sul Mahabharata a un orario abbastanza improbabile per l'Italia. Diciamo che è abbastanza tecnico, non è per tutti, è per studiosi del Mahabharata, di storia e filosofia. Se volete partecipare, potete partecipare, ovviamente è libero e pubblico, però si parla in spagnolo. Il sabato, ancora in spagnolo. Una classe generale, diciamo su argomenti generali. Questa settimana racconterò la storia di Veda Dar Pandit, della divinità Toda Gopinath, che è una divinità molto particolare, unica nel suo genere, e chi parteciperà saprà perché. E dunque, poi che volevo dire, in domenica do in inglese, e anche quello è un orario abbastanza improbabile per gli italiani, alle 6. Eastern Time degli Stati Uniti, quindi chi sono più o meno mezzanotte. Però chi soffre di insonnia può anche partecipare. Mi hanno chiesto di dare videoconferenze anche in italiano e io un po' titubato perché non parlo italiano da 20 anni, cioè lo parlo solo con Ishwari, non leggo niente in italiano, quindi ci saranno un sacco di balbettii, come si dice, queste cose qua, perché realmente l'italiano sta cominciando a diventare una lingua un po' straniera per me. Però mi perdonerete, insomma, va, sono sicuro di questo. Poi che altro volevo dire come introduzione? Volevo dire che, visto che l'italiano un po' lo conosco, allora magari abbiamo pensato che probabilmente questo appuntamento sarà settimanale, certamente non ho più contatti con l'Italia, quindi non so quanta gente verrà, questo mi importa molto relativamente, ovvio che se ci sono 100 persone sono più contento, se non ci sono non importa perché poi questa registrazione viene tenuta per il futuro, si mette su YouTube, si mette sul nostro sito Ishvara.org. E quindi nel corso del tempo saranno migliaia le persone che lo vedranno. Quindi io ogni venerdì a questa ora mi collego, siete benvenuti. Se non c'è nessuno, leggo qualcosa, do qualche spiegazione, immaginando una platea virtuale. Dunque, io per cominciare volevo intanto fare una cosa che tutti i devoti fanno, lo fanno sempre, cioè per benedire l'atmosfera recitiamo alcuni mantra. E questa è una cosa di obbligo per noi, obbligo morale, obbligo spirituale. E questo mantra che io recito sempre prima di connettermi, si chiama Mangala Charana, l'ho trovata anche nella Bhagavad Gita. Chi lo conosce lo può recitare con me, se no potete semplicemente ascoltare. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Chan
Upansada jatam sahagana raghunatam vitantam sachivam sadvetam savadutam parijana sahitam krishna chaitanya devam Sri Radha Krishna padam sahagana lalita shri vishnakam vitancha E Krishna karuna sindho dinavando jagatpate Kopesha Gopika Kantara Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Rade Vrindavanishvari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadha Srivasa di Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Namaranga Hare Hare. Dunque, facciamo in questo modo, e cioè che io parlerò di qualcosa per 10-15 minuti, e se qualcuno di voi ha qualche domanda, vuole chiedere qualcosa, è benvenuto a scrivere nella chat di Zoom dicendo vorrei fare una domanda. Così, no? Ho pensato in questi giorni di cosa parlare come prima volta e non sapendo chi veniva nelle altre, in spagnolo particolarmente conosco molto bene il mio pubblico di base. E so di che cosa parlare, e qui ho pensato che cosa dire. Un devoto, sapendo che c'era la videoconferenza, non c'è adesso in questo momento, però mi ha fatto una domanda che è una domanda molto comune che si fa spesso ai devoti, perché la gente vuole sapere per quale ragione uno diventa devoto. Ho pensato, va bene, allora. Visto che quest'anno cade il mio 20º anno di essere andato via dall'Italia, è il mio 46esimo anno di essere devoto di Krishna, ho pensato, beh, diciamo qualche cosa, tanto si riaggancia velocemente alla coscienza di Krishna, quindi non sto parlando di me, perché magari di me a voi potrebbe interessare poco. E dunque, perché uno diventa devoto? Ognuno ha le ragioni diverse, magari anche leggermente diverse. La mia ragione era che, come spiega la parte della nostra filosofia che si chiama Prakriti Tattva, è che uno a un certo punto della propria vita ha una realizzazione di che cosa è il mondo in cui vive. Il mondo in cui vive è un luogo dove qualsiasi cosa che si ha è uno temporaneo. Cioè sappiamo che qualsiasi cosa che abbiamo, talvolta anche ottenuto con grande fatica, così come ha avuto un inizio, avrà una fine. Questo a me, quando ero giovane, ragazzo, perché io sono diventato devoto che avevo 18 anni, ora ne ho 65, però nonostante che ero molto giovane, a quell'età si pensa a tutt'altro e non alla filosofia, io invece ci pensavo e dicevo, io ora ho 18 anni e presto ne avrò 65, infatti ho avuto ragione, diciamo. Questa è una cosa che a me preoccupava perché mentre alla nostra età si parlava, tra le altre cose, di avventure, a me l'avventura di andare a caccia dell'eternità era una cosa che mi interessava. Se esisteva, io volevo trovarla. E è una grande avventura. Quindi ho cercato in vari luoghi. Niente mi interessava o mi stuzzicava in maniera particolare fino a che ho incontrato il mio maestro spirituale. Questo è il primo problema di quello che noi chiamiamo devoti in gergo devotesco, la vita materialistica. La vita materiale a me risultava un po' stretta per la ragione che tutto ha una fine. E allora mi chiedevo perché devo sprecare la mia vita cacciando una cosa che tanto prima o poi finirà. La seconda ragione è che anche quando uno riesce a ottenere
quello che ha tanto desiderato, quella cosa non riesce mai a soddisfarti, manca sempre qualcosa, è molto limitato. Quindi ci sono due situazioni, quando uno desidera qualcosa possono succedere due cose. Uno è che riesce a ottenerla e la seconda è che non la ottiene. Se non la ottiene è frustrato perché non la ottiene. Ma se uno, quando uno lo ottiene, è ancora di più frustrato perché dice tutto qua, cioè tutta questa faticaccia l'ho fatto finora per raggiungere questa cosa e poi realmente mi manca, non è, non mi completa, manca realmente profondamente il senso di quello che ho fatto. Questi ragionamenti io me li facevo quando avevo 14, 15, 16 anni, fino a quando, al mio 18° anno di età, i devoti benedetti dell'ISKCON, magnifici devoti, alla fine del 73 sono venuti a Roma, dove io vivevo, e hanno aperto un tempio. Questo alla fine del 73, li ho trovati nel 74 perché loro, in tutta Italia, pensate un po', hanno aperto il tempio a 100 metri da casa mia, dove io vivevo. Quindi io li vedevo passare con questi lenzuoli addosso e con queste teste rasate, e per me era una visione non fuori dal comune, perché fin da quando ero piccolo, ma piccolo, mi interessavo dell'India e quindi già vedevo foto in televisione anche questa gente vestita in maniera alternativa alla nostra, e mi interessava, volevo sapere chi erano questi. Però non era, come dire, non era realmente, non ero affascinato, non era un'esplosione nel mio cuore, diciamo, ho trovato la mia via, la mia via, no? No, ancora non era quello che io cercavo. Verso marzo, marzo-aprile, ma sempre del 1974, arriva Srila Prabhupada a Roma, in Italia, e i devoti riempiono la città di manifesti, locandine, dappertutto. E in forma molto mistica, generalmente non mi piace neanche parlare di queste cose perché sono molto intime, comunque in due parole, semplicemente per una ragione chissà quale, ho pensato, ho avuto la realizzazione che lui era il mio maestro spirituale, e vi dico che certamente non è stato il primo maestro indiano, fra virgolette, che avevo incontrato, ne avevo incontrato un sacco. Dovevo addirittura prendere iniziazione da il famoso Maharishi, quello dei Beatles. Quindi tutte queste cose certamente non mi hanno lasciato nessun segno, mentre solamente le immagini di Srila Prabhupada mi hanno lasciato il segno. Quando sono andato a visitare il Tempio di Krishna, ho pensato che se i devoti erano i discepoli del mio maestro, allora andavano bene. Sono diventato devoto nel settembre-ottobre del 74 e via dicendo. E quindi volevo dirvi qual era il concetto principale che mi ha colpito quando sono diventato devoto. È stata una frase che se uno ci pensa bene è una frase rivoluzionaria, perché ti dice qualcosa di molto semplice, però che ha una potenza di impatto incredibile se uno riesce a capirlo, se uno riesce a percepirlo nella maniera giusta. E questa frase, questo concetto era che noi siamo anime spirituali, non siamo il corpo materiale. Questa è una cosa che sicuramente tutti voi avete sentito mille volte, no? È una frase ormai che si dice, come dire ciao, come dire, uno entra al tempio e sente uno che dice tu non sei il corpo. Quando io sono diventato devoto, quando andavo come ospite al tempio di Krishna, questa frase, apparentemente semplice e banale, realmente mi ha lasciato il segno, perché è di una potenza, di una chiarezza incredibile. Questo spiegava tutto quello che io avevo immaginato, sentito nel mio cuore, senza dare una spiegazione filosofica. La spiegazione filosofica, la ragione per cui non ero soddisfatto della vita che facevo è che io non sono parte di questo mondo ed è per questo che io non ne sono felice, non ne sono soddisfatto. Cioè, io sono di un altro mondo, non sono il corpo,
e quindi i miei genitori non sono i miei genitori, mio fratello non è mio fratello e via dicendo. La mia nazione non è la mia nazione. Tutto questo era un'illusione, era un incidente, si potrebbe chiamare, un incidente di percorso durante la mia, come si dice in italiano, la mia estadia, il mio percorso, va, diciamo così, di corpo in corpo, e incidentalmente in questa vita sono inciampato e sono entrato nel ventre di una donna italiana, romana, e sono nato e vissuto a Roma. Gli incidenti generalmente sono un piccolo segmento di tempo, certamente non coprono una esistenza completa. E quindi il fatto di non, tu non sei il corpo materiale per me era un'esclusione filosofica, una realizzazione che io realmente non ero parte di questo. Però la domanda seguente, ovvia, è se io non sono questo corpo, che cosa sono? E allora la seconda parte della frase, non sei questo corpo, sei anima spirituale, completa il concetto, non ti lascia sospeso, non ti lascia, come dire, nel dubbio, va bene, ho capito questo mondo, ok, tutto bene, tutto perfetto. E allora, concretamente, che succede? Che mi significa questo? Sono anima e spirituale. Quindi c'è la materia e c'è lo spirito. Che cosa è lo spirito? Allora, e questo è che cosa è lo spirito? L'argomento principale, o almeno uno degli argomenti principali, della coscienza di Krishna, del movimento che Srila Prabhupada ha fondato, che è una scuola. È una scuola dove si insegnano i principi fondamentali della spiritualità. Che significa io sono un'anima spirituale? Perché questo è l'introduzione. Però un libro non si scrive solo come introduzione. Il libro poi ha bisogno dei capitoli, no? Di raccontarci la storia. Ecco. Dunque, il Movimento per la Coscienza di Krishna insegna che cosa è lo spirito, come uno spiritualista deve vivere, come uno spiritualista deve pensare, come uno spiritualista deve vedere quali sono i valori sopra i quali costruire la propria vita. Questo è l'ISKCON, il Movimento per la Coscienza di Krishna. E quando io, da giovanotto, dopo poche settimane che andavo a visitare il tempio, ho capito che questo non erano solamente quattro scalmanati che ballavano, o erano quattro indianoidi, perché erano tutti italiani, qualche americano, qualche svizzero, non mi ricordo, così, no? Ma avevano qualcosa di solido dietro di loro, e avevano una scuola, cioè vivere dentro il tempio significava andare a scuola. E più uno va a scuola, più impara. E quindi ho pensato, se a me l'argomento interessa così tanto, perché non dovrei andare a scuola 24 ore al giorno? Visto che le altre cose che io posso imparare non andando a scuola non mi interessano realmente tanto, o le cose che posso avere durante la mia vita, non da spiritualista, mi piacciono molto relativamente, per quale motivo non devo andare a scuola 24 ore al giorno? E allora un bel giorno di ottobre, mi pare così, settembre, ottobre, non ricordo, però era autunno, mi sono rasato la testa come sto ora e sono diventato un devoto di Krishna. E la mia vita nell'ashram come brahmachari è stata una esperienza incredibilmente potente. Io consiglio a tutti di fare un'esperienza, magari non i 30 anni, 20, 30 anni che ho fatto nell'ashram io, no? E dentro là, vivendo in comunità, insieme nella stessa stanza con tanti altri devoti. Se uno non vuole fare questa vita, non gli interessa fino a questo punto, va bene. Però io consiglio a tutti di fare un'esperienza almeno di un poco di tempo di vivere in un ashram, perché la coscienza di Krishna la vivrete da una prospettiva molto diversa che semplicemente venendo
venendo in un tempio da ospite, che va bene, cioè anche quella è un'esperienza forte, imparerete molto della coscienza di Krishna, però realmente vivere un periodo della coscienza di Krishna io lo consiglio a tutti fortemente. Ora, veniamo di entrare un po' nel primo capitolo di che cosa significa. Ripeto che se qualcuno ha qualche domanda me la metta nella chat, così sono cosciente che devo lasciare il tempo per le vostre domande. Magari soltanto ho una domanda. Vediamo ora qual è il primo capitolo del libro che ha come introduzione Io non sono questo corpo, io sono un'anima spirituale. Che significa di fatto? Beh, di fatto è uno dei concetti primari. È sicuramente la esistenza o meno di Dio, no? Perché uno dice, beh, io posso fare vita spirituale, però non necessariamente Dio deve entrare in questa immagine. Posso fare vita spirituale anche senza che ci sia un Dio. Ci sono varie correnti filosofiche, come per esempio la famosa Mayavada, filosofia del tutt'uno, o il buddismo, che fanno vita spirituale, però senza ammettere l'esistenza di un Dio, né che loro dicono che ci sia veramente bisogno dell'esistenza di un Dio, che è un po' lo stesso concetto che dicono e affermano gli scienziati materialisti, che dicono che una delle ragioni principali per cui Dio non esiste è che non c'è bisogno di lui, che la creazione può essere avvenuta anche senza la presenza di un Dio. E quindi diciamo che questi sono dibattiti che vanno avanti da migliaia di anni, certamente in pochi minuti di una videoconferenza non possiamo affrontare tutte le argomentazioni in favore o contro che vengono offerte dalla nostra filosofia e dalla nostra controparte. L'esistenza di Dio è senz'altro una cosa che soltanto una religione a livello dei totem e dei sioux possono dire che non esiste, perché tutto quello che esiste in questo mondo ci parla di un Dio. Se io vi dico, tu non hai mai avuto un padre o una madre, tu mi dici, beh, magari non li conosci, però ce l'ho avuto, io dico, provamelo. Ma la mia esistenza stessa è una prova dell'esistenza di un padre e di una madre, perché non si è mai visto qualcuno nato e cresciuto senza un padre e una madre. Se io vi dico che l'edificio in cui vivo non l'ha fatto nessuno, che c'è stata un'esplosione, un grande Big Bang, no? E qualcuno aveva messo un po' di cemento, di ferro, di acqua in un posto, e poi boom, ed è venuto fuori un edificio con le stanze, gli appartamenti. Cioè, voi mi dite, tu hai qualche problema mentale. Ed è la stessa cosa che diciamo noi agli scienziati. Perché realmente non c'è nessuna spiegazione plausibile che dell'esistenza di un creatore. Perché creazione, come effetto, implica necessariamente la presenza di un creatore. È illogico pensare a qualsiasi altra cosa. Io personalmente, quando io sono riallacciandomi un po' così alla mia storia, che potrebbe essere anche la storia di tutti voi, no? E io non credevo in Dio, ero abbastanza ateo, e la ragione era per la profonda delusione della religione in cui ero nato, essendo nato a Roma, ovviamente, no? Ogni 10 passi che fai incontri una chiesa. E quindi era normale che io. Però la delusione verso questa religione mi ha portato a essere molto scettico, perché quando non ti piace qualcosa, specialmente i giovani hanno la tendenza a rigettare tutto. Alla mia età già dice, se una cosa mi delude, taglio questo pezzettino che mi ha deluso, però c'è tutto il resto. Quando sei giovane e pieno di energia, quando non ti piace qualcosa, cancelli tutto e dici addio, buonanotte, non ci credo, non mi convincete, non siete persone per bene, eccetera. E quindi quando sono arrivato al tempio,
E anche negli altri cosiddetti guru che avevo incontrato prima, la cosa di Dio per me era, il concetto di Dio per me era primario, perché io non credevo che potesse esistere un Dio. Quando ho scoperto che gli Hare Krishna è che colui che avevo, per una ragione mistica, inspiegabile, accettato come mio maestro spirituale, credeva in Dio, per me è stata una cosa che inizialmente mi ha dato un po' fastidio, e quindi ho messo come dire, fatto partire un dibattiti e giornate intere su questo punto, tanto che i devoti quando mi vedevano arrivare scappavano, perché insomma ero troppo sto ragazzino che arrivava che voleva sempre dibattere, voleva sempre litigare filosoficamente, eccetera, eccetera. Quando qualche devoto è riuscito finalmente a spiegarmi per quale ragione Dio doveva esistere, che non poteva non esistere, un devoto mi ha detto questo, mi ricordo, Dio esiste perché non può non esistere. È una cosa di una elevatura, si dice, elevatura, elevazione enorme, perché se uno ci pensa, realmente tutta la realtà ci parla obbligatoriamente della presenza di un Dio. E quindi, se poi non lo vedi, questa è un'altra cosa, no? Anche l'America non la vedete, però vuol dire che non esiste. Non siamo dei San Tommaso che crediamo solo a quello a che possiamo toccare. È evidente che i sensi fisici, questo, il tatto, la lingua, eccetera, insomma, sono molto limitati, l'intelligenza è sicuramente più sviluppata e ci porta molto più lontani. Quindi durante questi dibattiti infiniti con questi devoti, sono giunto alla conclusione che magari a me non piaceva che Dio esistesse, però Dio doveva esistere al di là del mio gusto. E durante il tempo che io vivevo al tempio, io vedevo che questo Dio era molto più attraente di un Dio di un'altra religione. Questo Dio faceva delle cose incredibili, io non ho mai pensato che un Dio potesse fare. Io ho sempre pensato che un Dio dovesse avere i muscoli di Schwarzenegger, avere il fulmine che se fa qualcosa ti fulmina, ti butta all'inferno, e che era una cosa che mi spaventava, dico io, ma se il paradiso dovesse essere così, non ci voglio mica andare. Eh? Perché almeno in questo mondo c'è qualcosa che si chiama la finalità, la morte. Cioè, quindi, se non mi piace questa vita, almeno arriva il giorno che mi tolgo tutta questa storia da dove di torno, muoio e basta. Ma il paradiso è eterno. Dico, se a me non mi piace questo paradiso, io devo vivere per l'eternità in un luogo, in un posto che non mi piace. Questo per me era un grande problema. Io non voglio andare in un luogo dove Dio c'ha i muscoli e con un fulmine nella mano. E quando ho scoperto che Dio non aveva i fulmini, ma aveva un flauto nella mano, io ho detto: beh, questa è un'altra storia. E chiaramente non è facile un po' giustificare per quale ragione Dio debba avere un flauto nella mano, ma questo è un concetto molto più profondo che poi, insomma, non possiamo parlarne ora, ma né io l'avevo capito nei primi tempi, però quello che io ho scoperto è che Dio aveva un posto che era molto attraente, un posto dove io avrei voluto vivere, un posto eterno, che è Sat, si chiama, Sat Shakti, l'energia di eternità che esiste nel mondo spirituale, e che aveva però anche due altre caratteristiche. L'una era che mai si finiva di imparare. La curiosità, essa è Chi Shakti, è quello che noi chiamiamo la conoscenza. La conoscenza viene dalla curiosità. E io, all'idea di andare in un luogo dove già so tutto quel poco che c'è da sapere su Dio, che devo fare il bravo, che non devo sgarrare perché sennò Dio mi fulmina, mi manda all'inferno. Per me questo era peggio dell'inferno, perché io da giovanotto avevo una curiosità molto forte. A me sarebbe piaciuto un Dio
mai avrei terminato di conoscere. Questa è una cosa incredibile. Quanti devoti mi hanno spiegato che una delle caratteristiche divine era eternità e conoscenza, eterne e sempre dinamiche e che si sviluppano, per me mi si è aperto mi piaceva l'idea di andare in un luogo dove, anche quando io mi fossi perfezionato e fossi andato nel mondo spirituale, io avrei potuto continuare in eternità ad avere cose da conoscere. E poi chiaramente, siccome non siamo aridi filosofi o aridi, come dire, persone aride che vivono per vivere, ma ci piace anche, come dire, non so in italiano, provare piacere, no? Ecco, il piacere, Ananda Shakti, è un'altra delle caratteristiche del mondo spirituale, che non solamente è eterno, non solamente si può continuare per l'eternità a conoscere, ma è che è un luogo dove uno può gustare una vita di piacere. E allora questa storia a me mi piaceva, i devoti mi spiegavano questo. Chiaramente i devoti dell'epoca erano giovanotti poco più adulti di me, qualcuno anche più giovane di me, ed erano anche filosoficamente e spiritualmente molto giovani, ricordando quello che mi dicevano, adesso ogni tanto mi viene da sorridere, perché insomma erano cose un po' da ragazzini. Nonostante questo, devo dire che realmente i primi devoti italiani facevano uno sforzo incredibile di spiegare cose difficili in maniera facile, che io potessi capirlo. E questo, nonostante l'inesperienza, la limitazione di conoscenza, di capacità, come dire, comunicativa che avevano, certamente erano da ammirare. I primi devoti italiani, io realmente li ricordo tutti, senza nessuna distinzione, con molto, molto piacere, con molta ammirazione anche. Devo anche ringraziarli perché ora sono qui a parlare di coscienza di Krishna, vestito come un cigno, un bianco lì, pulito e tutto, lo devo sicuramente a loro. Dunque, adesso termino. Quindi io ho imparato due cose. Prima cosa è che io non sono il corpo materiale, non sono uomo, non sono bianco, non sono italiano, non sono americano, sono un'anima spirituale. E per sapere che significa, uno deve studiare e praticare la coscienza di Krishna. Quindi il secondo concetto è che esiste un Dio, io ho una relazione eterna con Lui, una relazione che si è interrotta o sospesa, dovrei dire, temporaneamente, che però può essere riattivata semplicemente attraverso le discipline della coscienza di Krishna, così come ci dicono i grandi acari, i grandi maestri spirituali della zona. Ora, io vorrei lasciare un po' di tempo alle vostre domande, se ci sono, spero di sì. Non fate, gli spagnoli sono incredibili, no? No, si litigano nel momento che devono fare le domande. Gli spagnoli, intendo quelli che parlano spagnolo. Io vivo in una isola dei Caraibi, si chiama Porto Rico, viaggio per questa zona, per la zona del Caribe e l'America centrale, dove si parla spagnolo. E sono curiosissimi, vogliono sapere tutto, chiedono qualsiasi cosa. No, 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 no. Quando vado, in particolare Santo Domingo, la Repubblica Dominicana, ma anche in altri posti, anche a Porto Rico, anche a Costa Rica, eccetera, veramente non si può terminare, non mi fanno terminare, qua chiudo la porta e entro dalla finestra. Questa è una battuta. Va bene. Quindi io volevo adesso fare pochi annunci. Ecco, per esempio, io il servizio principale della mia vita è scrivere libri. Io ne ho scritti 25, 24 nella mia vita, il 25esimo uscirà nei prossimi giorni. E 15 in italiano, questo l'ho scritto già negli anni 80-90, da quando sto qui ovviamente non scrivo più. 15 in italiano, dicevo,
6 in inglese e 3 in spagnolo. Il prossimo che sarà in inglese. Quindi qui come vedete, qua sopra, questo è il bookstore, isfara.org, dove potete andare ad acquistare i miei libri. Non c'è niente che mi fa più piacere di questo, perché questo faccio io. Mattina e notte faccio questo, quindi è ovvio che voglio che devo dire. Questo è il blog che tutti voi, meno Nadia, conosce perfettamente, il blog dove sapete tutto quello che facciamo, sapete quando ci sono le videoconferenze, gli articoli che ogni giorno pubblichiamo, potete registrarvi ovviamente gratuitamente, quindi chi di voi, cioè Nadia, se vuole registrarsi, sta qui, isvara.org/blog. E dunque, al blog iscrivetevi, se vi piace un articolo mettete i like, questo è importante perché mi dà l'idea che quello che ho scritto, o quello che abbiamo scritto in generale, è di vostro piacere, il suo blog. E poi che cosa? Potete scrivere articoli, Ramananda per esempio lo scrive, ogni 2 settimane pubblica alcuni articoli di cucina, ovviamente vegetariana, e potete commentare, no? Fare domande ovviamente su Ishvara Blog. Bene, allora mi piacerebbe adesso ricevere qualche domanda, qualsiasi. Allora, parlo io. Mi sentite bene, Hare Krishna? Io e Nadia avevamo preparato 4 domande. E 2 ce le hai bruciate, nel senso che ci hai raccontato, infatti sta facendo di sì, Nadia, perché le prime 2 domande erano proprio: ci piacerebbe molto che tu ci raccontassi come hai incontrato Krishna, e la seconda, e quella hai proprio assolutamente risposto, la seconda era: in che modo questo incontro ha cambiato la tua vita? E direi che in parte hai risposto anche a questo. E quindi ne sono rimaste solo 2. A me, Nadia, rubo a Nadia una delle 2. Come possiamo conciliare la fede con questo mondo così materiale, frenetico, che spinge a non avvicinarsi alla spiritualità? Sì, beh, per quanto riguarda le prime 2 domande, ovviamente si può elaborare di più, magari in futuro avremo occasioni, se mi riproponete le stesse domande posso dire raccontare qualche dettaglio in più, perché ovviamente ho detto 2 parole su tutto. Però la terza domanda, adesso rispondo. Bene, io come ho accennato, e forse l'avrete intuito, io da ragazzo, ma persino ora, ho qualche problema con la fede, con la parola, con il concetto della fede. Perché da ragazzo io pensavo che la fede fosse, beh, posso raccontare un aneddoto quando io andavo alle medie, cioè la religione era una materia obbligatoria in Italia e quindi avevamo un'ora settimanale il sabato mattina dalle 8:30 alle 9:30 o dalle 8 alle 9. Ricordo di religione, e veniva un sacerdote, sempre il professore era un sacerdote. E io, come facevo, come ho infastidito i devoti per varie settimane, infastidivo il professore, avevo 11 anni, con le domande di religione, di filosofia. E lui alla fine si stancò di me e mi disse che le domande erano l'azione del diavolo e che la religione è questione esclusiva di fede. Ora, a uno come me potete immaginare che sono, no? Potete immaginare che effetto ha fatto una risposta del genere, perché non era una risposta di un infastidio, era proprio così, perché poi vivendo in una città molto cattolica, però non solamente il cattolicesimo, la stessa cosa ho trovato con altri guru, con altre cose, che io dovevo avere fede. Questo professore mi spiegò che se io non avevo fede, io andavo all'inferno, messa un po' semplicemente. E io gli ho chiesto, professore, senta, 11 anni avevo,
mi ricordo, chiaramente con altre parole l'avrò detto, io gli ho detto, senta, ma a me chi mi ha fatto? Mi ha fatto Dio. Allora, se io non c'ho fede, e sta fede non me l'ha dato Dio, ma perché io devo pagare per una cosa che un altro mi ha dato o non mi ha dato? Cioè, se non avere fede è un peccato, lui non me l'ha data sta fede, quindi ci vada lui all'inferno. Si arrabbiò moltissimo quando gli dissi in questa maniera. E per me, quando io sono cresciuto, un po' questo concetto, anche se un po' duro, realmente mi ha un po' infastidito per molto tempo, perché non riuscivo a capire come questa storia della fede, come dovesse essere. Quando incontrai il mio maestro spirituale, io non ho mai sentito da lui la parola fede. E sempre lui mi diceva, try to understand, try to understand, try to understand. Lui scriveva libri, 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 libri. E rispondeva a domande, 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 domande. Sta parola fede, io ho conosciuto Prabhupada personalmente, sono stato con lui una settimana. E io, questo concetto della fede, cioè che uno, per essere devoto, deve credere, non importa se ha capito o no, io non l'ho mai sentito da lui, al contrario. Io ho sempre sentito da lui e capito da lui che Krishna si poteva capire, non tutto ovviamente, però quel poco sufficiente per poi avere fede in ciò che ancora non si può capire. Allora la parola fede, che è un tipo di fede ragionevole, diciamo, è una cosa che a me faceva, no, fare senso, questo è in inglese, mi faceva, mi dava, come si dice in italiano, aiutatemi, mi dava, aveva un senso che io, Dio, non lo posso mai capire per l'eternità, non potrò mai capirlo tutto, per fortuna che non posso capirlo tutto, perché sennò poi la conoscenza finisce, però non è che bianco o nero, non è che se io non posso capire tutto, allora non posso capire niente. È qualcosa nel mezzo, ci sarà. Posso io capire quello che è sufficiente per poter credere in ciò che ancora non posso capire, non posso realizzare. E questo a me mi piaceva, e Srila Prabhupada, che è uno dei geni filosofici più grandi della storia dell'umanità, sicuramente nel secolo passato è stato il numero uno, era una cosa che realmente mi ha dato molto, molto, molto effetto, mi ha colpito molto questo fatto che per la prima volta una religione, che poi sta parola religione bisogna capire che significa, no? Perché magari possiamo parlare di questo in un paio di minuti, però tutte le religioni avevano questo concetto di fede. E io sta fede la vedevo come un insulto alla mia intelligenza. Perché non posso capire? Perché io devo credere una cosa di cui non ho nessuna informazione, di cui non ho nessuna esperienza diretta, di cui io non posso né avere una percezione, non so, a livello di emotivo o a chissà quali altri livelli, no? La fede, Dio esiste perché esiste, punto. E questo a me proprio non lo digerivo in nessuna maniera. Quando sono diventato devoto di Krishna, vedevo che la fede non aveva nessun significato, perché avevo detto ai devoti che io mi ritenevo ateo, no? E nei miei dibattiti con loro, anche quando vivevo nel tempio, io mi professavo ateo, no? E allora i devoti mi dicevano, vabbè, non credi a Dio, va bene, cantare in Krishna, e poi un giorno capirai che c'hai torto. E effettivamente così è stato, cioè che per fare vita spirituale non è necessario obbligatoriamente credere preventivamente all'esistenza di Dio. Questo significa che la coscienza di Krishna è una scienza, non è una religione, perché le religioni, nell'accezione normale della parola, le religioni si basano su un'accettazione. Prima tu accetti Dio e poi tu sei un religioso. La coscienza di Krishna dice un'altra cosa. Dice, prima tu capisci e pratichi la coscienza di Krishna e poi tu puoi avere la fede. E la fede è uno strumento basato su una conoscenza e su una realizzazione parziale che ti permette di avere diciamo la forza, l'interesse anche di continuare nella ricerca di Dio, nella ricerca di Krishna.
Perché se tu non hai nessuna conoscenza e non hai nessuna realizzazione, perché dovresti continuare? No? Uno che dice, ma io non so, voi non mi spiegate niente, io non ho nessuno, canto Hare Krishna non mi viene nessuna esperienza, allora vuol dire che questa cosa non funziona. E questo non è così, noi dobbiamo essere capaci a comunicare la filosofia della coscienza di Krishna per agganciarci all'intelligenza delle persone, per entusiasmarle, per interessarle, diciamo così, alla pratica delle discipline della coscienza di Krishna, perché in questa maniera, tra conoscenza e realizzazione parziale, uno acquista interesse per perseguire maggiormente la vita devozionale. Quindi mi sto sorprendendo come riesco a parlare italiano. Come va il mio italiano? Benissimo. Sì, benissimo, mi stupisco anch'io. Dopo tutti questi anni di spagnolo. Bene, mi sto venendo fuori chissà da dove. Bene. Quindi questa è la prima domanda. Mi arrivano altre domande qui in chat, però la seconda, Ramananda, se vuole darmela. La seconda, se vuole darla direttamente Nadia, così sentiamo la sua voce. Ah, ok. Hare Krishna. Io volevo sapere come possiamo, appunto ricollegandoci anche alla domanda precedente, trovandoci in questo mondo così corrotto, così materiale, così sordo a tante cose, come possiamo noi essere d'esempio? Beh, intanto dobbiamo capire qual è l'esempio, cioè qual è il giusto esempio, nel senso che se uno, come riagganciandomi a quello che dicevo qualche un minuto fa, insomma, no? Che uno deve sapere che cos'è la vita spirituale, allora se uno non sa che cos'è un esempio, magari è convinto di star dando un buon esempio, invece sta dando l'opposto. Sta dando un esempio. Quindi la conoscenza rimane sempre il numero uno. E come si ottiene la conoscenza? Beh, fondamentalmente noi abbiamo tre fonti di conoscenza, che è il guru, il maestro spirituale, abbiamo Shastra, che ci sono le scritture che ci sono state lasciate, e il terzo è Sadhu. Chi sono i sadhu? Sadhu sono i grandi maestri a livello, se non di più, del proprio maestro spirituale, della storia, che ci hanno lasciato un'infinità di scritture, di esempi, di conoscenza in genere. Queste sono le tre nostre fonti di conoscenza solide, senza le quali non possiamo fare avanzamento spirituale. Infatti vedo una domanda di Iswaradas sul maestro spirituale, alla quale risponderemo fra un paio di minuti. Quindi, intanto, noi dobbiamo essere di buon esempio, ci mancherebbe altro, però che significa? Uno può dire, mangiare la carne è, che va bene, è un buon esempio, sto mangiando, sto dicendo, ma a te nessuno te l'ha detto che mangiare la carne è un assassino? Qual è la necessità di mangiare carne? Nessuna. Nessuna, la mia pancia è una prova. 48 anni, io già ero vegetariano prima di essere devoto, no? Ho avuto un figlio vegetariano e uno dice, vabbè, tu però hai mangiato carne quando eri piccolo, va bene, ma i nostri figli sono nati e cresciuti vegetariani, stanno benissimo, non gli manca niente. Quindi diciamo che la conoscenza è la cosa numero uno. Quando uno capisce quali sono le cose giuste, allora può praticarle in modo da essere un buon esempio. Essere vegetariani è sicuramente il numero uno, nel senso che la prima cosa che uno deve dire alla gente, perché tu non puoi dire di essere uno spiritualista e ammazzare animali. Senza nessuno esempio. Lo spiritualista è non violento per come dire, per eccellenza, per definizione,
lo spiritualista è pacifico, lo spiritualista è buono, lo spiritualista è pulito fisicamente, mentalmente, nella parola, no? E quindi come si fa a dire io sono un spiritualista dopo aver ammazzato un animale e mangiarselo io necessariamente? Fossimo in un'isola deserta dove o mangiamo un animale o moriamo, allora magari se ne potrebbe pure discutere, ma insomma, questo non si sa. Poi come si fa a dire uno spiritualista con la droga o con una sigaretta in bocca o con non lo so, prendendo intossicanti? Che cos'è un intossicante? L'intossicante è una cosa che, come dire, modifica il tuo stato naturale. Va bene? Quindi che tu prendi un intossicante, tu stai dicendo alla gente, guarda, io sono devoto, però per stare bene ho bisogno di qualcosa di artificiale. E la gente dice, allora la coscienza di Krishna non funziona. Perché, scusa, tu stai dicendo che la coscienza di Krishna è una cosa bella, una cosa, è l'estasi. Nei vostri libri si parla di estasi. E poi tu sei così tanto miserabile della tua vita che non riesci neanche a vivere tranquillamente senza intossicarti, allora tu stai, come dire, stai negando quello che tu stessa stai dicendo di fare e stai dicendo di essere. Quindi gli intossicanti, dopo la carne, è il numero due. Il devoto è una persona che ama tutti e il devoto è uno che è contento della sua vita, va, mettiamolo semplicemente, e non ha bisogno di agenti esterni per stare bene interiormente. Dopo di questo abbiamo tanti altri principi che noi chiamiamo principi regolativi o principi di disciplina, diciamo, no? Ma questi due sono probabilmente i principali per quanto riguarda dare un buon esempio. Quindi io ti consiglio di dare un buon esempio e intanto... Io non so, magari sai tutto della nostra filosofia, però ti consiglio di leggere i nostri libri, di venire alle videoconferenze, di fare domande, di fare tutte queste cose in maniera tale che tu vieni a sapere che significa dare il buon esempio. Grazie. Di niente, molto piacere. Vorrei rispondere alla domanda di Ishvara Das. Ci sono molte domande. Vi sono adesso sul maestro spirituale. Ecco, due domande ha fatto. Una è la domanda che mi viene fatta più spesso. Sai, è difficile fare una casistica dopo 46 anni. Non lo so. Non lo so. Poi dipende dai periodi storici, perché quando noi eravamo giovani, molto giovani, la domanda molto comune era: ma perché tu sei devoto? No? Cioè, tu italiano, romano, di buona cultura, cioè io venivo da una famiglia media, medio alta, così culturalmente, insomma, non ero, altri devoti invece venivano dall'esperienza della droga, di queste cose, ma, e mi chiedevano sempre: ma tu, ma che stai a fare qua? No? E quindi questa è la domanda che mi veniva più spesso. Adesso è diversa, adesso la gente ci conosce, ormai sono 50 anni che esiste l'ISKCON in Occidente, ormai che si fa qua, non me la fa più nessuno. Probabilmente la domanda che fanno più spesso riguarda il mantra di Krishna, perché lo cantiamo. Ecco, questa è una domanda che magari possiamo rispondere fra un po'. No, devo dire che adesso non c'è più una domanda ricorrente, perché poi tra l'altro bisogna dire che il livello, dovuto al fatto che quando io sono diventato devoto non c'era nessun libro, c'era una sola rivista in italiano e io così balbettavo un po' di inglese e studiavo, c'erano anche libri di inglese e i libri di inglese sono venuti dopo, c'era qualche libro in inglese. Quindi io mi sono buttato a studiare l'inglese e alla fine sono riuscito a leggere. Però quando io sono diventato devoto in italiano c'era solo una rivista, quindi immaginate. No? E adesso ci sono tanti libri su internet, si trova di tutto, articoli tra l'altro anche bellissimi, fatti da devoti, molto bravi. Quindi adesso non c'è più che uno deve andare per forza da un devoto a fare una domanda, perché sennò non trova niente da nessun'altra parte.
il livello di cultura spirituale, filosofica della gente in generale si è elevato moltissimo. Ora io ricevo domande veramente molto complicate, veramente molto tecniche. Dovreste venire alle nostre videoconferenze in spagnolo per rendervi conto che tipo di domande sono così, devo rispondere. Domande molto complicate. Dunque, per quanto riguarda la fede assoluta del maestro spirituale, bisogna un po' capire che significa fede assoluta. Entra la voce di Nicoletta, che saluto, però mi entra dentro. Ho capito. Ciao Nicoletta. È rimasto il microfono acceso. No, per carità. Scusa. Però siccome la domanda l'hai fatta tu, se vuoi aspetto che finisci la conversazione e ti rispondo. No, vai. Scusa, mamma. Oh, figurati. Mi piacere. Mi ricordo di te. Addio. Ciao. Dunque, la fede assoluta nel maestro spirituale. E questo è un po' difficile, no? Perché prima di rispondere bisogna chiarire un po' i termini. Che significa fede, che significa assoluta, che cosa è un maestro spirituale. Perché se non si è d'accordo sui termini, qualsiasi domanda può essere attaccabile, diciamo, può essere opinabile, se esiste questa parola in italiano. Insomma, e dunque, diciamo che prima di tutto ci sono maestri spirituali e maestre spirituali. Ovviamente, quando uno parla di maestri spirituali a livello di Srila Prabhupada o di altri, la fede assoluta è abbastanza giustificabile. Ma che significa assoluta? No? Assoluta significa che quello che lui dice è giusto indipendentemente dal fatto se lo capiamo oppure no, se ci piace accettarlo oppure no. Questo è un significato della parola fede assoluta. Per arrivare a questo livello di fede assoluta che uno per essere discepolo deve avere, perché sennò non deve prendere iniziazione, assolutamente non prendete iniziazione a meno che non avete questo livello di fede nel maestro spirituale che avete scelto. La fede assoluta nel maestro spirituale è qualcosa che non è, come dire, che non è preventivo, che non è all'inizio. Non è che tu devi subito avere fede assoluta nel maestro spirituale per accettare un maestro spirituale. Tu puoi accettare un maestro spirituale senza iniziazione. Puoi accettare un maestro spirituale e vedere se questo maestro spirituale è qualificato. E siccome fanno questa domanda abbastanza spessissimo anzi, no? Quali sono le qualifiche di un maestro spirituale? E chissà perché nessuno fa la domanda quali sono le qualifiche di un discepolo. Questo nessuno lo dice, nessuno lo chiede. Perché? Perché è più facile scaricare il barile e dire vediamo se tu sei qualificato, senza capire che tu, finché tu non sei qualificato come discepolo, tu, il maestro spirituale autentico, non lo potrai mai riconoscere. Mai. Perché è come dire, come fa una persona che non ha mai visto l'oro a riconoscere se una cosa è oro o un pezzo di plastica giallo? Se tu non hai un minimo di cultura, è ovvio che tu non potrai mai riconoscere che cosa è l'oro. Alla stessa maniera, all'inizio della vita spirituale, una delle prime cose che devi fare è accettare un maestro spirituale, senza prendere iniziazione. Tu dici, questo è un maestro spirituale, io ti accetto con riserva, io ti voglio osservare, io ti voglio leggere, io ti voglio ascoltare nel corso di anni. E quando io ho scoperto che tu sei qualificato come maestro spirituale, allora prendo iniziazione da te. Che cosa è iniziazione? Adesso apro una parentesi molto breve, perché se no non finiamo mai. L'iniziazione è il punto in cui, diciamo, il punto oltre il quale non ti è più permesso di dubitare del maestro spirituale. Quando tu prendi iniziazione, tu hai, come dice Isvara Das, devi avere la fede assoluta nel maestro spirituale. Prima no.
prima puoi discutere, prima puoi dibattere, devi dire, senti, scusa, io ho grande rispetto per te, però a me quello che tu dici non mi convince, me lo puoi spiegare un po' meglio? Sei capace di spiegarmelo un po' meglio? A questo punto è una cosa più che accettabile che uno sia così, ma un devoto iniziato non si può permettere questi lussi, perché fa offese gravi, e le offese al guru, al maestro spirituale, si pagano care nella vita spirituale. Dunque, riassumendo, all'inizio uno ha una fiducia in uno che è un maestro spirituale, che autorità gli hanno dato questo servizio di dare iniziazioni e di insegnare alla gente, e hai una fiducia generale e dici, vediamo un po' questo chi è. Nel corso del tempo, quando questa fiducia è, se è forte, allora prendi iniziazione. Quando prendi iniziazione, qui ci vuole la fede assoluta nel maestro spirituale. Quali sono le qualifiche di un maestro spirituale? Si potrebbe parlare fino a dopodomani in diretta senza mai fermarsi. Dirò soltanto due cose. C'è un verso della Mundaka Upanishad che dice molto chiaramente quali sono le due qualità fondamentali di un maestro spirituale. Primo, deve avere conoscenza assoluta che ha ricevuto da una catena di maestri spirituali. Se uno non ha avuto un maestro spirituale autentico, che non ha questa dietro di sé, questa persona deve essere rigettata, non deve essere accettata, non perdete il vostro tempo, prima di tutto. E secondo, poi dovete ascoltare da lui, perché non dimenticate che una persona può far finta di essere un maestro spirituale per un po' di tempo, poi le stupidaggini gli escono fuori dalla bocca. La sapete la storia dell'asino che fa finta di essere un leone? Se non la sapete, più o meno è una favola che si insegna, che quest'asino vede il leone, che dice quanto mi piacerebbe a me essere un leone, perché mira, guarda tutta la gente che gli va, che gli offre, che lo teme, che gli offre cose in omaggio e queste cose qua. Allora lui si traveste da leone, si mette sul trono e comincia a fare segno alla gente di venire, e tutti quanti che lo rispettavano, eccetera. Però alla fine quest'asino proprio non ce la faceva più a non dire qualche cosa, e alla fine fu costretto proprio dalla sua natura stessa a parlare, e gli venne fuori un raglio terribile, e tutta la gente capirono che quello lì non era un leone, era un asino, e che quindi era un falso, era un ingannatore, era un imbroglione, e quindi giubbotte. Dunque, un maestro spirituale può far finta di essere un maestro spirituale per un po' di tempo, poi alla fine le stupidaggini gli escono dalla bocca, e personalmente ho avuto molte esperienze di cosiddetti maestri spirituali che poi dopo alla fine si sono rivelati da soli, per essere quelli che sono. In generale, io consiglio di stare molto molto attenti sui maestri spirituali. Quindi abbiamo detto Kshatriyam, un maestro spirituale deve essere uno Kshatriya, uno che ha ascoltato conoscenza assoluta, che l'ha praticata e che sa spiegarla ad altri. Secondo, deve essere Brahmanishtam. Brahmanishtam in sanscrito significa che deve essere stabilito solidamente in coscienza di Krishna e non cadere a fare stupidaggini ogni quarto d'ora. E questo è anche più difficile, perché tanta gente si pone come maestro spirituale e poi cadono perché non ce la fanno a non farlo. E questa è un'esperienza che nei miei anni di coscienza di Krishna ho visto purtroppo mille volte. Quindi consiglio ai devoti anche di stare attenti. Quindi questo per quanto riguarda il maestro spirituale. E dunque rispondo rapidamente alla domanda di Ishvari, che dice: il passaggio da ateo a credente è stato filosofico o dovuto alle descrizioni di Srila Prabhupada o il Mahamantra?
Io non credo di essere ancora tuttora credente nel senso cristiano o buddista del termine. Io so che Krishna esiste, io non è che credo in Krishna, io lo so, perché quello che ho potuto fare in termini di studi e in termini di pratica, in termini di limitata realizzazione che ho della coscienza di Krishna, mi permette di non aver bisogno di credere. Tu hai bisogno di credere quando non hai altro modo di stabilire una cosa o di avere un'esperienza diretta in qualche cosa, e quindi e allora hai bisogno di avere fede. Quando un devoto avanza anche solamente un poco nella vita spirituale, già la fede è qualcosa di secondaria. È ovvio che io, che nessuno di noi può sapere tutto di Krishna, ma questa è parte dell'essenza di chi è la Suprema Personalità, e questa è parte dell'essenza di Dio, nel senso che io, per essere devoto, non ho bisogno di avere fede in cose che non riesco a capire, perché le cose che ho capito sono più che sufficienti per permettermi di essere devoto senza fede. Batta Roberto dice che ha grandi problemi a connettermi oggi, e peccato, spero che hai risolto già, perché ti vedo online. Batta Roberto è un devoto fantastico, no? Che mi sta dando un servizio proprio quasi a livello di Swaradas, anzi sicuramente a livello di Swaradas. Sono anni senza neanche conoscermi, chissà per quale ragione, mi sta facendo un servizio incredibilmente valido di copiare libri e di fare cose, di una stabilità che io non riesco a credere, che io non ho mai avuto a parte di Swaradas, una persona con una stabilità così forte. Quindi spero di poterti sentire, di sentire o e vedere anche. Poi il maestro spirituale ha dei dubbi. Come internet ha cambiato la predica? E poi, vabbè, continuiamo allora col maestro spirituale. Se il maestro spirituale ha dei dubbi, dipende che dubbi, che tipo di dubbi. Nel senso che vediamo di identificare qualche dubbio che il maestro spirituale può avere. Sì, appunto, avrei bisogno più di una definizione della parola dubbio. Me la puoi dare cosa hai in mente, Charadas? Ma dunque, dubbi io intendevo in generale, un po' in generale, no? Soprattutto ora per quanto riguarda la filosofia, penso di no. Però ecco, per quanto riguarda un po' la vita, quella materiale che uno deve affrontare con il corpo, insomma, tutte le vicende della vita. Sì, ecco, sì, ora sì. Beh, sì, per quanto riguarda la coscienza di Krishna, ovviamente il maestro spirituale, insomma, se hai dei dubbi sul fatto di essere devoto o no, sul fatto che Krishna esiste o no, sul fatto, insomma, se ha questi dubbi, insomma, non è un maestro spirituale, è un cialtrone, scusatemi la parola un po' forte, ma insomma, mi viene proprio dal cuore. Per quanto riguarda le cose della sua vita, del servizio, è certo che ho dei dubbi. Tante volte, tu lo sai, perché ormai sono 20 anni quasi che io e te abbiamo una relazione, certe volte, spesso, settimanale, in periodo addirittura quotidiano, e tante volte che ho avuto dubbi se fare questo, se non fare questo, se è giusto farlo, abbiamo cambiato tante volte la mia e la tua, con grande orgoglio, tante volte, perché sì, avevo dei dubbi se questa fosse la cosa giusta o no, perché non avendo informazioni da Krishna, allora io dicevo sarà giusto fare questo o non sarà giusto fare questo. E una cosa molto interessante, che è un'esperienza quasi direi trascendentale, che ha chiunque faccia la vita spirituale a un livello accettabile, è che tu al momento sei confuso e non sai se fare questo, se fare quest'altro, perché ti sta succedendo questo, perché è una malattia, perché quello che fai non ha successo, nessuno legge i tuoi libri,
queste cose qua, insomma, no? E allora i dubbi vengono. Poi, durante il tempo, e questa è esperienza mia consolidata nel corso dei decenni di coscienza di Krishna, è che poi tu capisci perché. Cioè, al momento tu sei dubbioso, sei confuso, ma insomma, Krishna, dammi una mano. Perché questa cosa qua, per quale motivo? Poi col tempo tu capisci perché. Io sempre, nei momenti più difficili della mia vita, io poi ho sempre capito perché mi sono trovato in quelle circostanze, o altri devoti, perché questo devoto si è trovato in questa circostanza. E questa è la parte incredibilmente affascinante, interessante della coscienza di Krishna, che è una vita piena di significati, non è una vita arida, che dice, vabbè, mi godo questo ora, domani, insomma, sono cose sciocchezzuole, una vita basata su sciocchezzuole, ecco. La vita spirituale è piena e colma di cose forti, potenti, di comprensioni, di realizzazioni filosofiche molto, molto forti. Ecco, in questo senso è interessante, e adesso la lezione, io e tanti altri l'abbiamo capita, di sospendere il meccanismo del giudizio e aspettare di poterlo capire, e col tempo sempre lo capisci. Dunque, senti, dal punto di vista invece spirituale, non ci sono dubbi proprio in assoluto, nemmeno un piccolo dubbio, anche per esempio sulle vite successive, cioè sui passaggi successivi e queste cose. Questo è difficile di rispondere in maniera che possa essere percepito dagli altri, perché è una cosa intima. E spesso le cose intime non si possono spiegare, no? Perché tu dici, vabbè... O come i sogni. Sì. Nel senso che quando uno avanza nella vita spirituale, giunge a realizzazioni, non è fede. La fede è qualcosa che si basa su niente. Tu ci credi perché ti conviene crederci, o perché o qualsiasi altra ci credi, perché ci devi credere. Sono nato a Roma, che posso essere buddista, sono cattolico, no? Per ragioni sociali. Se non sono cristiano non mi danno il lavoro, non posso dire sono Hare Krishna, che in azienda mi buttano fuori. Tutte queste cose così. Per quanto riguarda invece per esempio, la convinzione se esistono vite pregresse, vite future, e questa è una cosa intima, è una realizzazione che uno sa che è vero, perché ha percezioni personali, o anche di queste cose non si deve parlare, infatti non ne parlerò, anche delle realizzazioni personali, delle esperienze personali. Quindi io personalmente non ho nessun dubbio, né nessuno, sul concetto dell'eternità dell'anima, che implica che non siamo nati in questo corpo e che quindi prima siamo stati in altri corpi, e che quando lascerò questo corpo andrò da un'altra parte, speriamo non in un altro corpo. Questa è una realizzazione personale, però questa realizzazione non la posso comunicare, perché è mia personale, è fatta di mille esperienze della mia vita. Certamente uno potrebbe dire, beh, allora se tu non mi puoi comunicare la tua esperienza personale di convinzione delle vite precedenti, insomma dell'eternità dell'anima, dammi una spiegazione filosofica. Si può spiegare filosoficamente, si può spiegare. Certamente quelli che dicono che noi che nasciamo in questo corpo e moriamo in questo corpo non hanno nessuna prova che questo sia così. Quindi noi partiamo in un dibattito ideale fra uno che crede che questa vita sia un segmento di tempo e non una linea completa intera, contro di quelli che dicono nasciamo e moriamo. Noi partiamo dai blocchi uguali, cioè non è che gli scienziati che negano l'eternità dell'anima hanno un vantaggio di tipo intellettuale. Partiamo uguali, loro non possono provarlo e noi non possiamo provarlo. È fede anche quella dello scienziato. Ma certo, quando lo scienziato ti dice che 47 anni luce da qua c'è un pianeta che potrebbe ospitare la vita, che questo ci credi o non ci credi, è ovvio che questo poveraccio
che se non fa finta di scoprire qualche cosa gli tolgono lo stipendio. No, questa è la storia della NASA, è fatta di questo, è fatta di creare cose inutili solamente per continuare a ricevere 60 miliardi di dollari annuali. Quindi le prove sono qualcosa. Qual è la prova che Dio non esiste? Forse io sfido chiunque. Non ce l'hanno, non credo che qualcuno ce la possa avere, certo. Neanche meno gli scienziati. Ma certo, non c'è nessuna prova che Dio non esiste, e certamente non c'è nessuna prova che noi moriamo quando lasciamo questo corpo, nessuna, tu non me la puoi provare. E quindi partiamo da un dibattito ideale dallo stesso punto, dagli stessi blocchi. E noi riusciamo, adesso magari ormai sono un'ora e venti che siamo qui, magari non è il momento di imbarcarci in questo tipo di analisi, però vi assicuro che magari un'altra volta, un'altra settimana, posso arrivare a dare una spiegazione minimamente logica del perché Dio esiste e del perché l'anima spirituale è eterna. E se l'anima è eterna, non muore con il corpo e non è nata quando ha preso questo corpo. Batta Roberto, puoi dare la tua domanda a voce? Ah no, se solamente mi dicevi che ora va meglio, va bene. Dice che va meglio, però non lo vediamo, io non lo vedo. Sì, non lo vedo. Ogni tanto appare. Ogni tanto appare, è un'apparizione. Ha fatto un'altra domanda a cui devo rispondere. Come internet ha cambiato la predica? Ma guarda, ci sono tanti devoti che parlano contro di internet perché ci sono tante cose brutte su internet. E va bene, ci sono pure le cose brutte. Ha pure un coltello, insomma, il coltello lo puoi usare per tagliare la melanzana o tagliarti il dito, dipende da come lo usi, insomma, no? Io credo che deprecare o svalutare il mezzo più poderoso che sia mai stato inventato nella storia dell'umanità sia una sciocchezza, perché in questo momento io mi trovo a Porto Rico, Ishwaradas si trova in un paese della Toscana, Nadia non so dove sta, Ishwari si trova il piano di sotto dell'appartamento, Ramananda si trova mi pare a Bologna, Batta Roberto da qualche parte in Toscana. Insomma, questa conferenza sarebbe stata impossibile, noi non avremmo potuto avere il piacere di conversare oggi se non fosse stato per internet, né avremmo potuto predicare così tanto in Ishvara. Noi abbiamo predicato letteralmente a milioni di persone. Noi abbiamo avuto, se io dovessi, se potessi fare una casistica, una somma delle articoli letti, arriveremo tranquillamente a milioni. Quindi io credo che internet ha cambiato sicuramente la mia vita. Io ero a Vrindavana, mi ricordo, nel 2001, e Vrindavana in India, e Vrindavana è il posto che mi piace più da qui, però c'era una cosa proprio che mi stava qui nel cuore, che io non potevo predicare. E allora io cercavo la maniera di pubblicare da Vrindavana, dove la connessione era estremamente difficile e dura, qualche volta per connettersi ci voleva 10 minuti e per scaricare le email ci poteva stare anche 20 minuti e quindi volevo una maniera automatica che io, perché il mio primo sito era un sito dove io, avendo studiato un po' di HTML, formavo la pagina direttamente dal codice HTML e lo caricavo. Questo da Vrindavana era impossibile, caricare 2-3 pagine HTML con le foto e tutto non era possibile. E quindi volevo come un forum, e quindi è apparso Ishwaradasa che mi ha costruito il primo forum, e grazie a questo forum tanti devoti sono potuti venire a predicare, a leggere, a studiare, ad approfondire. Quindi diciamo che la predica, per quanto riguarda la mia vita, internet è la benedizione più grande che Krishna potesse darmi. Dunque, bene, allora facciamo un altro paio di domande in più e poi possiamo concludere. Ora, sì, ora con le dirette, mi ricordo anni fa fare una diretta era un sogno, no?
cercavamo varie tecnologie per poter fare delle dirette video, era quasi impossibile. Oggi praticamente questa cosa si è realizzata perché Te lo ricordi quante volte parlavamo di questo? Abbiamo parlato di questo mille volte. Parecchie volte, per anni penso, perché lo streaming non si riusciva a farlo. Era costosissimo, poi tra l'altro, c'erano già da tempo che ci sono, ma era costosissimo. Poi calcolando che in questo momento siamo in diretta anche su Facebook, chissà quanta gente sta guardando, questa è una cosa veramente. Ci siamo dimenticati di mettere il link, magari da Facebook veniva gente, e vabbè, insomma, è la prima, la prossima volta non ci dimenticheremo di questo. Magari Ramananda può aiutare su questo. Ramananda è molto tecnologico, sa molto di questo. Lui fa radio, fa siti, è molto molto esperto. Lo so. Il link sì, non l'abbiamo messo, io no, non credo di poterlo fare. Comunque, vabbè, tanto la registrazione rimane lì. Per la prossima volta, magari, forse lo posso mettere in un commento, ma ormai sarei un po' tardi. Vabbè, ma ora 5-10 minuti abbiamo terminato. Io questa registrazione completa sarà su YouTube domani e resterà lì per sempre. E l'audio anche, in modo che chi magari guida la macchina, se vuole risentirsi alla conferenza, può scaricare le 3, se lo mette nel telefonino e mentre guida si sente la massa. No, questo è perché Zoom permette di fare questo: quando termina la conferenza, automaticamente scarica il video, l'audio e il testo anche, automaticamente, tutta la chat, le domande che avete fatto, sarà anche questo su ishvara.org. Oggi è Quindi, un po' un esperimento. sì, è un esperimento anche perché mi sto sorprendendo del mio italiano, io pensavo che sarebbe stato un disastro, invece sta venendo fuori abbastanza bene. Bene, molto bene. L'ultima domanda e poi chiudiamo. Bene, non ci sono domande. Allora, tante grazie per essere venuti. Io vi do l'appuntamento la prossima settimana, alla stessa ora, per una conversazione su temi diversi, insomma, non gli stessi, ovviamente, non parleremo delle stesse cose. E mi auguro che siate presenti sul mio blog, perché viene parecchia gente, vengono migliaia di persone ogni giorno. E quindi grazie tante, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, arrivo.